Buonasera e ben ritrovati con Sportivamente, domenica ricca di calcio, questa per tutto il nostro territorio, una domenica anche con parecchie news, soprattutto relative al campionato di promozione, dopo ve le sveleremo. Partiamo però dal campionato di Serie D con i risultati e la classifica. Ci sono stati tanti anticipi nel corso della giornata di sabato. Gozzano Borgosesia 1-1, prosegue Oltre Po Voghera 1-0. Il Bra vince 2-1 in casa contro il Prosettimo Eureka. Legnano 0, Caronnese 1, Bustese Folgore Caratese 3-1, Varesina Varese 0-3, Chieri Inver 1 2-3, Verbagna contro Cuneo 0-1, Casale Pinerolo 2-2, per una classifica che dopo 14 giornate vede in testa una coppia: Caronnese e Varese a quota 29, Chieri 27, Borgosesia 26, Cuneo 25, Prosesto 22, Casale 21, Inver 1, Folgore Caratese 20. A quota 18 c'è la Varesina, a 16 il Gozzano, 15 per Bra e Oltre Po Voghera, 14 per il Verbagna, 12 per Bustese, Prosettimo Eureka, a 11 il Pinerolo, a 8 chiude il Legnano. E partiamo proprio con un anticipo, infatti si è giocato ieri al Dalbertas Gozzano Borgosesia. Andiamo a vederci le azioni con Daniele Piovera. Termina con un pareggio sostanzialmente giusto il derby dello stadio d'Albertas tra il Gozzano ed il Borgosesia. Borgosesia meglio nel primo tempo, Gozzano decisamente superiore invece nella ripresa. In cronaca, dopo 2 minuti, cross di Pavan, testa di Tomaselli e la palla termina fuori di un soffio. All'ottavo, sputo di Zerbin, testardi la spizza, Aperi da 2 passi manda alto. Al 21esimo, Borgosesia in avvantaggio. Punizione battuta rapidamente da Di Lernia. Signorini è miracoloso su vita sulla palla vacante, però il più lesto di tutti è Zamparo, che ribadisce in rete per l'1-0 ospite. 2 minuti e il Gozzano perviene al pareggio. Sponda aerea di Zerbin per Emiliano, provvidenziale perentoria semirovesciata, palla nel sacco per il gol dell'1-1. Al 29esimo Tomaselli semina 4 avversari, crossa per Vita che stoppa, si porta la palla sul sinistro ma calcia alto. Al 38esimo Aperi perde il tempo in ripartenza, bravo Libertati sul suo cross basso. Al 40esimo punizione di Perez, testa di Zamparo a lato di una decina di centimetri. Nella ripresa non succede nulla nel primo quarto d'ora, poi al 15esimo punizione di Perez, Pavan incredibilmente manca il gol del 2-1. Al 23esimo invito a nozze di Guitto per Testardi che ciabatta malamente da pochi passi. Al 28esimo Lenoci su invenzione di Segato a tu per tu con Libertazzi coglie un clamoroso palo. Al 36esimo ci prova Zerbin, Libertazzi è attentissimo nell'angolino basso a bloccare. Al 37esimo gol annullato a Testardi per posizione di offside. Al 38esimo miracoloso Libertazzi che ricaccia in gola l'urlo del debuttante Testardi che aveva deviato perfettamente il cross di Segato, miracolo appunto di Libertazzi che blinda l'1-1. Anche al Pedroli, Verbagna e Cuneo hanno giocato ieri sabato. Andiamo a vedere le azioni con Alessandro Pratesi. Termina 1-0 la gara del Pedroli per il Cuneo contro il Verbagna. Prima del match sono stati premiati il dirigente del Verbagna Giovanni Maruzzi per il suo compleanno e poi i due giocatori per il passato in Serie C biancocerchiato, Claudio Maioni e Mario Casna. Verbagna che gioca in maglia blu e pantaloni gialli per commemorare la squadra brasiliana della Chapecoense che è tragicamente perita in un incidente aereo in settimana, un fatto che ha scosso il mondo del calcio. Andiamo a vedere le azioni in cronaca della partita. Il Verbagna parte bene con una bella iniziativa di Orlando che salta 2 uomini. Classica palla dietro che viene servita da Orlando a Giardino. Miracoloso nell'occasione del difensore Campana a salvare sulla linea. Arriva il gol vittoria per il Cuneo all'ottavo minuto e bravo Orofino a dare la palla in profondità per De Sena che salta Nasali e poi da dentro l'area di rigore non lascia scampo a Beltrami per quello che sarà il gol decisivo. Ci prova il Verbagna prima del quarto d'ora ma la botta di Papames viene messa in angolo. Al 17esimo una bella iniziativa di Donofrio che mette la palla in area ma la testa di Spadafora non trova la porta.
al 20esimo, ancora Verbania con un tiro di Giglio che sfiora il palo dalla distanza. Al 34esimo il cross di Spadafora viene messo in angolo dalla difesa, il Cuneo va vicino al raddoppio. Al 38esimo con una bella palla di Orofino per D'Antoni, che è bravo nel controllo, non nella conclusione, che termina alta sopra la trasversale. L'ultima occasione del primo tempo è di marca biancocerchiata con la punizione di Giglio, che però non trova la rete. Nella ripresa decisamente meno ricca di emozioni, sono poche le azioni da annotare. Al quarto Cuneo con una punizione di Papa sul colpo di testa a botta sicura di De Sena, è davvero un miracoloso Beltrami a negare il raddoppio alla squadra di Iacolino. Sul conseguente corner Rizzo sfiora la rete con un bel diagonale e poi nell'occasione viene allontanato dalla panchina il tecnico del Verbania Gianpiero Erbetta. Le ultime due occasioni sono sempre di marca ospite dopo una mischia. Al 26esimo Palazzolo calcia a lato, l'ultima occasione al primo dei quattro di recuperi con Corsini che in contropiede ignora i compagni che arrivavano a rimorchio e calcia debole e Beltrami può attutire il tiro. Termina così 1-0 per il Cuneo, la gara del Pedroli. Ed ora scendiamo nel campionato di eccellenza dove c'è un treno Granata che procede a doppia velocità. È il treno della Juventus Domo, Baveno 7-2-3, Rivarolese Borgomanero 1-1, Alicese Borgo Vercelli 1-3, Juventus Domo Labiellese 4-1. Il Borgaro Torinese esagera in Valle d'Aosta con lo Charvenceau 0-7, Alpignano Aigreville 2-1, Trino Orizzonti United 1-1, Cerano Stresa 1-3, Pondonnas Pavarolo 1-1, per una classifica che dopo 15 giornate a 180 minuti dal termine del girone d'andata vede la Juventus Domo davanti a tutte con 38 punti, Alpignano 31, a 26 ci sono Borgo Vercelli, Borgaro Torinese e Alicese, a 25 l'Aigreville, 24 Orizzonti United e Baveno. La Biellese a 23, Trino a 20, 17 il Pondonnas, 16 settimo Estresa, 14 Rivarolese e Borgomanero, 13 per il Cerano, Charvenceau 9, Pavarolo 7. Ed ora con Federico Raso andiamo alla Curotti per il rotondo 4-1 della Juventus Domo. La Juventus Domo vince ancora, al Curotti è 4-1 contro la Biellese al termine di un match molto intenso. Andiamo in cronaca. Il Domo la sblocca dopo 3 minuti. Da un disimpegno difensivo sbagliato da Ramella, Elka si invola in campo aperto, lasciando a Galligani il compito di insaccare il primo gol. 5 minuti più tardi, il raddoppio. Il solito Galligani prima l'inserimento di Manfroni, che batte Goio. Alla mezz'ora, la Biellese accorcia le distanze con il gol del giovane Canton, che infila Bastianelli su assist illuminante di Curtolo. Nel finale del primo tempo, c'è spazio anche per il gol del 3-1 Granata. Su rigore, poi segna il suo 16esimo gol in 15 partite. Per il Granata la ripresa si apre con il quarto gol segnato da un incontenibile Elia Galligani. Al 27esimo Carfora prova a riaprirla con un tocco sotto misura, neutralizzato però da Bastianelli. Alla mezz'ora della ripresa è poi a cercare la doppietta, ma Goio smanaccia sul suo colpo di testa. Termina 4-1 per la Juventus Domo, che ottiene altri 3 punti fondamentali in attesa del turno infrasettimanale. Sconfitta interna alla Galli per il Baveno contro il settimo, ce la racconta è Donatello Zonca. Arachiri del Baveno, sotto di 2 reti la squadra di Pissardo riesce a tornare in parità, ma in piena zona Cesarini viene punita dal settimo, 3-2 per i torinesi e torna per il Baveno la maledizione del Galli. Pronti via e il settimo passa in vantaggio. Rognone prende palla in area e affonda come un coltello nel burro. Romani nulla può sulla conclusione ravvicinata della punta dei torinesi che dopo appena 60 secondi sbloccano il risultato. Il Baveno potrebbe pareggiare immediatamente, ma Amoruso viene fermato dal palo. In campo per i bianco-blu, oggi in maglia rossa, c'è anche il neoacquisto Varvelli che si fa vedere al 13esimo, ma il suo colpo di testa su cross di Ramalo si perde sul fondo. Passa un minuto e il settimo colpisce ancora, cross di Padoan dalla destra, Rognone di testa supera ancora Romani. Al 21esimo Amoruso smarca Zanella davanti al portiere, ma Di Naro è attento e si salva in angolo coi pugni. Sugli sviluppi del corner successivo
Il portiere si infortuna ed è costretto ad uscire in barella. Entra il 12esimo, vale a dire Fornaro, che al 38esimo viene graziato da Cabrini, che servito da Varvelli calcia alle stelle da buona posizione. Il portiere delle Violette è reattivo un minuto dopo sul tentativo ravvicinato di Amoruso. La ripresa inizia con l'ingresso in campo anche dell'altro neoacquisto delle file del Baveno, Musso, ma dopo appena pochi secondi è provvidenziale Romani che respinge la conclusione a botta sicura di Padoan. Gol fallito, gol subito, è questa la legge non scritta del calcio. E al secondo, Piraccini, con un preciso rasoterra dal limite, batte Fornaro e riapre il match. Match che viene riequilibrato dal Baveno al 15esimo. Cabrini mette in mezzo per Piraccini, che raccoglie l'assist del compagno e lo trasforma in rete. Sulle ali dell'entusiasmo, il Baveno sfiora il terzo gol, ma Di Leva, in mischia al 21esimo, trova il corpo di un difensore che respinge la sua botta ravvicinata. Galoppa Cabrini al 23esimo e Fornaro si allunga per deviare in angolo il diagonale del talentino del Baveno. 5 minuti dopo Fabio Cabrini trova il gol del 3-2, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco apparso quantomeno dubbio. Il Baveno è padrone del campo e al 31esimo Varvelli, su assist di Piraccini, calcia tra le braccia del portiere. Un minuto dopo è un rasoterra di Cabrini che viene bloccato da Fornaro. È un assedio quello del Baveno, ma il gol arriva sulla sponda opposta e al 43esimo con Menaglio che trattiene in area Rognone. Il direttore di gara indica il dischetto, Padoan trasforma il rigore. Le emozioni non sono finite e all'ultimo minuto Varvelli di testa spreca il gol del 3-3. E molto dubbio il gol annullato al Baveno per fuorigioco. Rimaniamo in eccellenza, andiamo al Giuseppina Bellotti per la vittoria dello Stresa sul Cerano. Dopo 8 partite lo Stresa torna a vincere e sorride per i 3 punti e per le condizioni di Fabio Marchionini, che è cosciente al San Biagio di Domodossola, 4° KO consecutivo in casa per il Cerano. Andiamo in cronaca. Al 12esimo minuto, primo pallone buono per Cabrini che torna titolare dopo tanti mesi, il tiro però è alto. Al 23esimo, al secondo affondo del match, lo Stresa passa. Micheli scende sulla destra, Saltarelli si inserisce bene e Tiboni concretizza facendo 6 in campionato, 7 in stagione. Al 47esimo lo Stresa sfrutta il campo concesso, ma Tiboni strozza troppo il pallone del 2-0 e della doppietta. Nella ripresa al 16esimo Tiboni da bomber diventa assist man, pallone perfetto dopo giocata pregevole per Cabrini che ritorna ad esultare. Non segnava a causa dell'infortunio dalla 4ª giornata a Pavarolo. Al 20esimo azione da PlayStation dello Stresa, i soliti 2 fanno sfacelli, Tiboni per Cabrini e doppietta del 10 che fa 8 nel torneo. Al 27esimo viene estratto il rosso per perdita di tempo a Violi che stava lasciando il campo per Amato, Stresa in 10. Al 28esimo Damiano impegna Bagnis sulla successiva palla, c'è un contatto falloso per l'arbitro e Salzano dal dischetto è un cecchino, 4° penalty trasformato su 4. Al 41esimo il Cerano sfiora il 2-3, ma la traversa ferma Damiano e Bagnis ferma Salzano, finisce 1-3. Scendiamo in promozione ora con i risultati e la classifica e con la news molto importante in casa Arona. Accademia Borgomanero Cossato 4-2, Omegna Sinergi Verbania 2-0, Arona Cavaglià 0-0. Il nuovo allenatore dell'Arona è Alessandro Ferrero, ex Varallo e Pombia. Infatti in settimana Cesare Rampi ha deciso di abbandonare per motivi familiari l'Arona e al suo posto arriverà a partire da domani, che condurrà il primo allenamento, Alessandro Ferrero. Dunque una notizia importante per tutto il calcio dell'Arona, oltretutto perché il posizionamento in classifica è molto importante per l'Arona. Piedimulera Castellettese 1-0, Dufour Varallo Dormelletto 4-0, Ponderano Leggio 0-3, Fomarco Briga 1-1, Romentinese Fulgor Valdengo 1-1, per una classifica che dopo la 13esima giornata vede il sorpasso dell'Oleggio a quota 29 ai danni proprio dell'Arona, che si trova dopo il pareggio
per 0-0 odierno al secondo posto con 28 punti. Piedimulera 26, Accademia Borgomanero 23, in forte risalita la squadra di Bonan. Fulgor Valdengo 22, Dormelletto 21, Cavaglià 19, Castellettese 18, Cossato 17, Dufour Varallo 16, a 15 ci sono Romentinese e Omegna, Ponderano 14, a 12 punti il Fomarco, a 10 la Sinergi Verbania, a 3 il Briga. Per Piedimulera Castellettese c'era la nostra Martina Tomola. Il Piedimulera torna alla vittoria e lo fa vincendo 1-0 contro la Castellettese di Mister Forzatti. La cronaca. Il primo sussulto della gara al quinto, con gli ospiti che si fanno vedere con Löw, il quale si fa spazio sulla sinistra e va al tiro deviato, e Barantani si rifugia in angolo. Sul corner conseguente di Casiraghi, Zaniboni svetta più alto di tutti, ma la sua incornata termina di poco alta. Al sesto il neo arrivato in casa Piedimulera si mette subito in luce. Azione personale di Marco Fernandez, che scarta due avversari ma viene murato al momento del tiro. Il rimpallo favorisce così Progni, che dal fondo rimette in mezzo per lo stesso numero 7 giallo-blu, ma la difesa sventa il pericolo. Botta e risposta, e al sedicesimo Albanese sulla sinistra fa fuori tre difensori e va al tiro, ma Barantani è attento e fa sua la sfera. L'occasione più limpida della gara arriva al ventesimo ed è marcata giallo-blu. Bellissima trama degli ossolani con Marco Fernandez che supera facilmente i suoi marcatori e serve Ambrosiani, che spalla la porta, appoggia indietro per la corrente Pettinaroli, il quale lascia partire un tiro di potenza, ma la sfera si infrange sul palo alla destra di Boatto. Al ventiduesimo ci prova ancora Marco Fernandez, questa volta su punizione dal limite, ma Boatto respinge con i pugni. La Castellettese si presenta nuovamente dalle parti di Barantani al 23esimo. Il calcio piazzato dalla distanza di Casiraghi viene raccolto da Pedotti, che sotto porta spedisce alto di un soffio. La partita continua a regalare emozioni e al 25esimo Ambrosiani allarga sulla sinistra per Marco Fernandez, che tenta la conclusione. Boatto blocca senza problemi. Non succede più nulla fino al 32esimo, quando Marco Fernandez va sul fondo e tenta il cross, ma Boatto con i piedi gli chiude lo specchio della porta. Al rientro dagli spogliatoi, bella azione del Piedimulera all'ottavo, con Pettinaroli che allarga sulla sinistra per Ambrosiani, il quale si sposta la sfera sul destro e lascia partire un diagonale insidioso che lambisce il palo lontano. All'undicesimo si fa vedere anche Mammucci, che all'interno dell'area tenta il tiro. Boatto, con la punta della dita, manda in angolo. Al 13esimo il Piedimulera rimane in 10, a causa dell'espulsione per doppio giallo ai danni del giovane Moretti. La Castellettese prova ad approfittarne e al 16esimo Casiraghi dalla destra entra in area ed esplode un destro di potenza, ma Barantani abbassa la saracinesca e la difesa libera l'area. I ragazzi di Mister Tabozzi non demordono e, seppur con un uomo in meno, al 27esimo si portano in vantaggio. Grande intuizione di Marco Fernandez, che vede l'inserimento di Progni, il quale tu per tu con Boatto non si lascia ipnotizzare e con freddezza realizza l'1-0. I gialloblu spingono sull'acceleratore e nei minuti successivi vanno vicinissimi al raddoppio per ben tre volte. Al 35esimo su contropiede Andrea Fernandez serve il gemello, che però colpisce l'esterno rete. 30 secondi dopo Marco Fernandez verticalizza per Romano, che solo davanti al portiere spedisce alle stelle. Al 36esimo ci prova ancora il numero 7 Solano, ma apre troppo il piattone e la palla sfiora il palo lontano. L'ultima occasione della gara è al 42esimo, con Romano che danza sul limite dell'area, ma il suo destro viene respinto a mani aperte da Boatto. Si iniziano a divertire a Piedimulera con l'arrivo di Marco Fernandez in settimana. Adesso andiamo a vedere la vittoria dell'Accademia Borgomanero contro il Cossato con Maurizio Ferlaino. Finisce 4-2 Accademia contro Città di Cossato. La squadra di Bonan è riuscita a recuperare due volte lo svantaggio contro gli ospiti e poi è riuscita a dilagare nel finale. Gli ospiti sono passati addirittura in vantaggio nella prima occasione della prima frazione di gioco. Al settimo, lungo lancio dalle retrovie, Maffezzone e Caramanna sembrano essere in anticipo, si addormentano, però ne approfitta Marra, che con la punta del piede insacca. La difesa dell'Accademia Borgomanero va un attimo in bambole. Al 9
Nonno rischia di capitolare nuovamente. Altro lancio da centrocampo per Valenza, che si infila fra le maglie della difesa rossoblu e si ritrova tu per tu con Maffezzone. Il suo tiro è fuori di un soffio, davvero una ghiotta occasione per portare a due le marcature già al decimo minuto. L'Accademia con il passare dei minuti però guadagna metri e guadagna soprattutto campo, portando pericoli alla porta difesa da Pagani. Al 33esimo veloce ripartenza rossoblu con Chedda per Poletti, che al limite prova la conclusione, palla alta. Ancora l'Accademia al 34esimo, tiro dalla lunga distanza di Valsesia, Pagani in tuffo salva. Al 36esimo Poletti ruba palla al limite, si invola, entra in aria, trova il fondo, il suo diagonale termina a lato di un soffio, anche se ci sembrava essere più un cross che un tiro. Al 36esimo doppia occasione per l'Accademia, su angolo di Valsesia spizzicata in Silva per Poletti, che in piena area di rigore non riesce a dare forza al tiro. Sugli sviluppi dell'azione, cross dalla destra, Cosentino non impatta bene dal limite dell'area piccola e la difesa sventa. La prima frazione di gioco si conclude al 41esimo con un tiro dalla lunga distanza e di Iorio fuori di poco. Se le occasioni nel primo tempo l'hanno fatta da padrone, nella ripresa arrivano il gol. Già al sesto passa l'Accademia, che arriva al pareggio, angolo di Valsesia, ottimo lo stacco di Fontaneto, protagonista di giornata, che insacca. Giusto il tempo di battere a centrocampo e il Cossato inizia a macinare nuovamente gioco e arriva al gol del nuovo vantaggio al 12esimo. Tiro ribattuto di Gervasio, la palla termina sui piedi di Adamo, che in piena area di rigore insacca al volo. L'Accademia non ci sta e si riporta in pareggio al 15esimo, calcio di punizione di Valsesia dalla destra, palla in mezzo per Fontaneto, stacco perfetto e altro gol. Il gol del sorpasso arriva 4 minuti dopo, al 19esimo, perentoria discesa di Poletti sulla sinistra, palla in mezzo per Cosentino, che dall'altezza dell'area piccola la mette sotto la traversa. Il Cossato si fa vedere al 36esimo, punizione di Valenza, ottimo stacco di Lauro che anticipa Maffezzone in uscita, palla alto di poco. Il gol che chiude la gara arriva al 39esimo ed è di pregevole fattura, palla al limite dell'area raccolta da De Nicola, neo entrato in campo, doppio passo che si va a liberarsi di due difensori, entra in area di rigore ed interno in sacca, importantissimo 4-2 per la squadra di Bonan, che riesce così a continuare la sua corsa verso i playoff. Ci racconta la quarta vittoria nelle ultime 5 partite a liberazione dell'Omegna, Daniele Piovera. 3 punti fondamentali in chiave classifica per l'Omegna, che nello scontro diretto supera 2-0 la Sinergy, fa un passo in avanti davvero molto importante. In cronaca, dopo 6 minuti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, clamorosa occasione sciupata da Ferrari, che calcia a lato da pochissimi passi. Al 27esimo primo tiro dell'Omegna con Gherardini, facile la presa di Galli. Al 30esimo contropiede gestito malissimo da Schirru, che sceglie un improbabile assist piuttosto che la conclusione. Al 44esimo l'Omegna si porta a sorpresa in vantaggio. Errore di Ferraro in centro area, ne approfitta Scavazza, che si allarga e con un gran sinistro firma l'1-0. Nella ripresa al 7esimo errore di Chiaverini in disimpegno, lo stesso Chiaverini però poi si riscatta salvando su Schirru. Al 14esimo calcio d'angolo per la Sinergy, testa di Perrone, la palla termina lato di un soffio. Al 20esimo bomba di Pontiroli dai 35 metri, Galli salva con un prodigioso intervento. Al 27esimo arriva il 2-0 dell'Omegna, cross dalla destra di Perini, migliore in campo, Barbieri stoppa e di sinistro fulmina Galli per il definitivo 2-0. E andiamo adesso in prima categoria, dove c'è un'altra dominatrice, ossia l'Interfarmaci. Vogogna Agrano 2-2, San Martinese Caltignaga 2-3, Crevolese Vallestrona 0-4, vince Masoero contro il suo recente passato. Sparta Novara Voluntassuna 3-2, Interfarmaci San Rocco 4-0, Trecate Ornavassese 2-2, vittoria esterna per il Momo sul campo dell'Olimpia Santa Gabbio 0-1, Varzese Ferriolo 1-2, per una classifica che vede davanti a tutti l'Interfarmaci a quota 34, Trecate e Vogogna 26, Vallestrona 24, Ornavassese 22, Voluntassuna 19, Ferriolo, Caltignaga, Momo, Sparta Novara 18, Olimpia Santa Gabbio 14, Crevolese 13, Agrano 12, Varzese 9, San Martinese 8, San Rocco 7. E proprio il San Rocco andiamo a vedere contro la capolista Interfarmaci Verbania. Al Boroli di Gravellona a Toce c'era per noi Alessandro Pratesi.
Arriva la vittoria consecutiva numero 11 per l'Inter Farmaci, che in casa batte il Sarocco per 4-0. Prima della gara viene osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria della compagine brasiliana della Chapecoense, tragicamente scomparsa in settimana in un incidente aereo. Andiamo a vedere le azioni e i gol che hanno caratterizzato la gara del Boroli. La prima iniziativa è il gol del vantaggio dell'Inter Farmaci con Pereira, che dopo un'iniziativa personale calcia in diagonale e mette la palla in rete. E ancora Pereira a provarci al quinto e Leotardi blocca la sua conclusione. Occasione del pareggio per il Sarocco al nono sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Ligia che calcia al volo da pochi passi e con la respinta di piedi del portiere fiorino. Arriva un'altra occasione per l'Inter Farmaci un minuto dopo col tiro di Asero che viene messo in angolo da Leotardi. Il raddoppio dell'Inter Farmaci arriva al dodicesimo con Asero che serve Federico Zanetti che appena fuori dall'area di rigore tira forte d'angolato e mette la palla in fondo al sacco. Nella ripresa ci prova il Sarocco dopo 11 minuti con un tiro di Cua che termina però fuori. Arriva il terzo gol di Asero che corona una bella azione corale dell'Inter Farmaci e da dentro l'area di rigore mette la palla in rete. Arriva il quarto gol quando il minuto della ripresa è il 33esimo. Con una bella palla dentro di Pereira, con Asero che controlla in aria, da pochi passi mette la palla in rete. Vince così l'Inter Farmaci 4-0 contro il Sarocco e trova l'11ª vittoria di fila nel campionato di prima categoria. E chiudiamo il quadro di risultati e classifiche con i tornei di seconda e di terza categoria. Per la seconda categoria Provigezzo Montecrestese 2-2, vittoria per 0-5 del Premosello sul campo dell'Esa Vergante, Riviera d'Orta San Pietro Gravellona 2-1, Mergozzese Crodo 0-1, Veruno Comignago 1-3, Oleggio Castello Megolo 3-0, il Virtus Villa perde in casa 2-0 contro l'Armeno per una classifica che dopo 12 giornate vede il Crodo davanti a tutti con 29 punti a più 5 rispetto al Premosello, Comignago 23 insieme all'Oleggio Castello che è a quota 21, Riviera d'Orto a 18 con l'Armeno, 17 per la Mergozzese, Veruno 16, San Pietro Gravellona 15, Lesa Vergante 12, Montecrestese 11, Provigezzo 9, Virtus Villa 8, Megolo 5. In terza categoria invece si è giocato il big match che ha visto primeggiare il Casale Cortecerro di Mister Sista. Cambiasca Barengo 5-0, Castelletto Casale Cortecerro 2-3, Cannobiese San Vittore 3-2, Fontaneto Bogogno 7-1, Mezzomerico Varallo e Pombia 3-2, Beurese Oschella 1-1 per una classifica che dopo 11 giornate vede il Casale Cortecerro davanti a tutti con 3 punti di vantaggio sulla Cannobiese che ha 25 insieme proprio al Castelletto che è uscito sconfitto nello scontro diretto col Casale Cortecerro. A 20 c'è il Mezzomerico, a 19 il Fontaneto, San Vittore 17, Cambiasca 14, Oschella 11, Varallo e Pombia 10, Beurese 8, Bogogno 4, Barengo 2. E passiamo adesso invece al basket, è tornata a sorridere la Vinaville Cipir Domodossola che ha battuto Cecina. Andiamo a riassumere la serata di Castelletto Ticino. Torna al successo la Vinaville Cipir Domodossola, lo fa superando al Palamico 68-56 Cecina. Una partita in cui Domo è stata brava a rimanere agganciata al match nel corso del primo tempo ed approfittare oggettivamente dell'assenza di Salvadori, costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia. Fino a quel momento era stato l'assoluto dominatore del match con 18 punti, percorso immacolato dal campo e dalla lunetta, un vero e proprio fattore con i suoi. Erano avanti di 10 appunto quando è uscito, poi nel secondo tempo si è fatto male anche Bruno e a quel punto l'impresa per Cecina è diventata impossibile. Domo ha avuto una grande prestazione, una grande reazione da parte di Francesco Tucci che ha realizzato 20 punti, benissimo anche Realini 11 e una grande partita difensiva a sprazzi bianconi ma con i canestri della lungo nel corso del terzo e dell'ultimo quarto. Dicevamo del match che dopo la parità a quota 13 con 7 di Salvadori e 6 di Tucci vede scappar via gli ospiti con la tripla di Salvadori alla prima
Sirena. Cecina conduce 21-16. Il vantaggio degli ospiti raggiunge i 10 punti in avvio di secondo quarto e gli ospiti mantengono sempre 10 lunghezze di margine quando, come vi ho detto, si infortuna Salvadori, fino a quel momento 19 punti per lui. Tucci ne approfitta immediatamente ed è protagonista sotto i tabelloni. All'intervallo Domo è capace di andare sotto solamente di 5 punti sul 34-39. Si riparte con un gioco da 3 punti di Bruni, poi però l'inerzia passa tutta dalla parte dei ragazzi di Fioravanti. Una super schiacciata di Tucci vale il meno 2 sul 40-42, una tripla di Bianconi da 8 metri. Porta per la prima volta Domo in vantaggio dopo tantissimo tempo. Al trentesimo i padroni di casa guidano 51-48, un'altra tripla di Bianconi e un canestro di Tucci valgono il più 10, 60-50, l'ultima fiammata di Cecina che arriva sul meno 6, per 3 minuti non segna nessuno, è tutto grasso che cola per la Vinavideci Pier Domodossola che fa passare la sfuriata degli ospiti e va a vincere 68-56. E stasera dalle 20:35 ci sarà la partita integrale di Domo Basket contro Cecina. Altri risultati di basket: ieri la Mami Oleggio ha perso 78-70 contro Siena, mentre il derby del Rubinetto tra Gessi e Paffoni si è concluso in maniera avvincente. Ha vinto la Paffoni di un punto grazie a una tripla all'ultimo secondo di Arrigoni, il punteggio finale 67-68 in favore degli omegnesi. Per quanto riguarda il volley, ha vinto anche la Igor Novara per 3-1 sul campo del Monza, quindi un'ottima vittoria anche per le ragazze di Marco Fenoglio. È tutto per questa edizione di Sportivamente, un saluto e un ringraziamento da tutta la redazione.